È stato inaugurato lunedì 11 ottobre alle 14.30 presso il Centro di Formazione Professionale Ticino Malpensa la terza edizione del corso di informatica di base Nonni nella Rete. Corso rivolto ai nonni del territorio che vogliono imparare le basi del PC e della navigazione internet grazie a dei docenti molto particolari, i ragazzi del secondo e terzo anno del corso di qualifica professionale di addetto alla vendita del Centro di Formazione Ticino Malpensa. Presente all'inaugurazione anche l'assessore ai servizi sociali del comune di Somma Lombardo, Claudia Colombo. Sì, ovviamente terza edizione, importanza del web, lo dimostrano anche queste 13 nonni, tra virgolette, comunque 13 persone che si vogliono approcciare a questa nuova abilità che è importantissima ed è necessaria per stare al passo coi tempi. Colgo l'occasione per ringraziare i professori, diciamo, questi ragazzi, questi volontari che veramente aiutano come altri anni, quindi col volontariato, riuscire a trasmettere quelle competenze che sono alla base di questo lavoro, ma soprattutto credo che il valore aggiunto siano le due generazioni che si mettono a confronto, quindi questa grande sinergia che è importante per, come dire, esternare quei sentimenti e quella voglia, quella moralità anche di vita che è necessaria al di là delle competenze. Cosa farai oggi nella prima lezione? Inizieremo a presentare un po' il corso, come si svolgerà, cioè le cose che impareranno i nonni, tra virgolette. E niente, inizieremo presentazioni tramite il proiettore e ci presenteremo così a vicenda. Iniziamo a conoscerci in pratica e capire un po' come funziona un computer. Come ti senti nel ruolo di docente? Farai note? Convocherai i genitori? No, un po' nervoso devo dire. Akiro Pita. Quello vero? Akiro Pita. Melissa. Giada. Sapere, essendo adesso una cosa che si usa, almeno saperlo utilizzare, ecco, e quindi... E ci promette che andrà a vedere Somma Lombardo TV sul web. Va bene, certo.